Buonasera a tutti, come avrete sicuramente letto dai giornali online o cartacei, questa mattina, come largamente preannunciato, la Guardia di Finanza ha notificato anche a me un invito per la presentazione per persona sottoposta ad indagine ex articolo 375 del codice di procedura penale, per l'utilizzo dei fondi di funzionamento, quei fondi che venivano dati ad ogni gruppo consiliare per espletare il proprio mandato istituzionale. Si tratta di essere sottoposti ad indagini, quindi ovviamente non è una cosa piacevole. Abbiamo sempre come dire, contestato tutti i politici che venivano erano oggetto di indagini, e oggigiorno succede per la prima volta a un consigliere 5 Stelle, purtroppo capita a me. E sono stati oggetto di indagini, saranno oggetto di indagine tutti i gruppi consiliari della Regione Piemonte. Questo a dimostrare che probabilmente qualche cosa non ha funzionato anche nel regolamento della Regione Piemonte. Ricordo infatti che un regolamento della Regione Piemonte molto lasso. Questo ovviamente non vuole essere una giustificazione per delle spese folli che abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo denunciato anche negli anni come Movimento 5 Stelle, prerogativa che assolutamente, pur essendo oggetto di indagine oggi, non voglio rinunciare. Quindi, ad esempio, abbiamo letto di consiglieri che avrebbero acquistato delle borse di Louis Vuitton, gioielli, alcuni che sarebbero fatti fare dei massaggi, altri che avrebbero affittato dei night club, qualcuno che ha comprato delle briglie per dei cavalli. Ha un altro consigliere che l'ha pure detto in un consiglio che abbiamo ripreso in un video, che ha comprato dei giochi, li chiama Rudun, con campanacci per delle mucche, per degli allevatori. Nella nostra fattispecie ci sono state contestate rimborsi spese ai consiglieri regionali, quindi nel mio caso, e ai collaboratori. Quindi io, andando a leggere quello che ci viene contestato, stiamo parlando di 619 euro da maggio 2010 a settembre 2012, quindi stiamo parlando di circa 20 euro al mese, di cui 300 euro per rifornimento di gasolio, 200 euro di biglietti del pullman e 100, del treno, e 100 euro per pernottamenti. Erano due casi, tra l'altro, in cui avevo perso il treno, l'ultimo treno di rientro a Torino. Dobbiamo capire quindi perché delle contestazioni che ci sono state fatte dalla Guardia di Finanza. Ovviamente ci sarà un interrogatorio a maggio, e potremo accedere presto ai documenti con le contestazioni, quindi per capire come mai per la Guardia di Finanza, eventualmente per la Procura, non rientrano nelle rimborsi che sono garantiti dal regolamento della Regione Piemonte. Sono altresì contestate 3.905 euro per i collaboratori del gruppo, anche queste divise tra una parte dei famosi oramai buoni pasto, di cui ho già largamente parlato, carburante, generi vari, trasporti e altro. Parliamo anche in questo caso di circa 120 euro al mese. Anche qui c'è la voce di spesa per il personale, per i collaboratori, anche questi per missioni o trasferte, e quindi anche in questo caso siamo ovviamente, ci manca la documentazione per capire per quale motivo ci sono stati fatti queste contestazioni, questi rilievi, ma io già ho detto pubblicamente che non ritengo che vi siano all'interno di queste spese, di tutte le spese che abbiamo fatto in 2 anni e mezzo e di quelle che ci sono state contestate, un utilizzo a fini personali di soldi pubblici, né a fini di, tra virgolette, partito o movimento che dir si voglia. Comunque, ovviamente, controlleremo, vaglieremo tutta la documentazione. Ribadisco che al sottoscritto non sono mai stati rimborsati pasti né cene, e non sono state neanche rimborsate manifestazioni, presenza a manifestazioni no TAV, come qualche parlamentare poco onorevole dice e scrive, e anche se lo ritengo la partecipazione a queste manifestazioni una partecipazione istituzionale come consigliere regionale a fianco dei sindaci che combattono uno spreco di risorse e il malaffare che gira intorno a quest'opera inutile. E quindi ovviamente non dirò la classica frase che sono sereno, come dicono tutti i politici indagati, ma abbiamo fiducia nella magistratura, abbiamo fiducia nel nostro operato, che è stato fatto sempre portato avanti con attenzione, scrupolosità e anche parsimonia, perché a tutt'oggi sono stati risparmiati, non spesi
su circa 250.000 euro, 100.000 euro sono stati accantonati, quindi verranno restituiti alla Regione Piemonte. È ovvio che si scatenerà probabilmente un attacco mediatico nei nostri confronti, perché qualcuno diceva ma il Comune Mezzo Gaudio, cioè tutti i gruppi consiliari indagati, quindi noi non la pensiamo così ovviamente, e vogliamo soprattutto distinguere e che sia chiaro, che si sia distinto appunto chi ha fatto spese folli assolutamente non giustificabili nell'utilizzo per il proprio mandato istituzionale, e chi invece ha fatto delle spese che magari sono contestate per i motivi, ribadisco, che dobbiamo appurare e chiarire, ma che sono state spese fatte per il proprio mandato istituzionale, quindi permissioni, trasferte per i consiglieri e per i collaboratori. Questo è tutto, non voglio dire altro perché ovviamente ci sono le indagini che devono partire a brevissimo, e parliamo di maggio, quindi vi invito a informarvi, a diffondere la giusta informazione, contro la controinformazione che sicuramente qualche giornale e qualche politico farà, e vi saluto. Alla prossima!